Sindaco Alessandro Piccini, con questo mese di marzo si conclude l'ultima possibilità di proroga per la richiesta dei contributi per i ristori post alluvione, però mi sembra che i conti non tornino per quello che è i danni effettivi e quelli che sono i risarcimenti che stiano arrivando. Esatto, purtroppo ecco, questioni formali stanno diventando sostanziali come impedimenti alla fase più quella importante ecco, di ristoro a privati cittadini ed impresa. Ricordo che al momento abbiamo erogato i primi ristori, quelli che fanno capo alla Protezione Civile Nazionale, di 5.000 euro massimo a private abitazioni e 20.000 euro per le attività di impresa, che sono poca cosa rispetto a una quantificazione complessiva dei danni che tra privati e imprese sviluppa quasi 10 milioni di euro. Il problema delle formalità, delle procedure, una su tutte è quella della conformità urbanistica dell'immobile al momento dell'evento alluvionale, con l'impossibilità di sanare anche quelle piccole difformità che un centro storico inevitabilmente si è portato dietro negli anni, preclude la possibilità di accesso ai ristori. Il che significa che abitazioni fortemente compromesse, mi riferisco soprattutto anche a seconde case, rimarranno tali se lo Stato non introduce dei meccanismi che possano ecco, superare questi vizi di forma e concedere la possibilità di accesso. Tra l'altro ecco, in una differenziazione che chiaramente grida vendetta di disparità di trattamento con la vicina Emilia-Romagna, in cui le sanatorie sono state permesse in corsa e quindi ecco, si dà la possibilità al cittadino di poter sanare la situazione prima di accedere ai ristori. Quindi mi auguro che ecco, nonostante la proroga credo che sia perentoria, questa volta si possa riaprire la possibilità per chi per un vizio di forma legata a una finestra spostata di 10 cm oppure un tramezzo che nel tempo si è creato non possa ecco, insomma, accedere a questa fase rispetto a dei danni magari di qualche decina di migliaia di euro.